Senatore Perduca. Grazie Presidente, io voglio sollecitare quattro interrogazioni parlamentari, due relative al carcere di Caserta, anzi cinque, una relativa al carcere di Secondigliano, una al carcere di Pozzuoli e una relativa a una consulenza affidata a un esperto inerente il caso Cucchi. Perché il Ministero della Giustizia, malgrado più volte, non solo io ma anche altri colleghi, abbiano continuato a sollecitare delle risposte, continua a non rispondere. Ma al contempo la situazione carceraria italiana rimane di gravissima preoccupazione e in particolare nella regione Campania le questioni vanno oltre la nota questione della sovrappopolazione. Nel carcere di Secondigliano io ho incontrato un 84enne che era stato arrestato perché aveva violato i domiciliari a seguito di una condanna per detenzione illecita di arma. Questa persona è stata spostata da Secondigliano al carcere, da Caserta a Secondigliano, dove è ricoverato in un reparto che in effetti non ha tutte le strutture necessarie per stare dietro a persone che hanno non soltanto quell'età, ma anche problemi di salute che aveva. Nel carcere di Pozzuoli, il carcere femminile che non soltanto ha il 100% di sovrappopolazione, ma ha una struttura di 2 secoli fa che ha bisogno di tutta una serie di migliorie. Tra l'altro, oggi sul Mattino è apparsa un'intervista alla direttrice e anche un articolo più ampio sull'istituto. Dicono che il 20 di agosto è stata inviata una lettera al presidente Schifani e quindi la prego di portare alla sua attenzione anche questa missiva. E infine c'è una generale mancanza di presenza di polizia penitenziaria in tutti gli istituti che ho potuto visitare a Ferragosto. E ci viene detto che presto invece dovrebbero essere aperti ulteriori sezioni anche in Campania, addirittura un carcere femminile di Salerno, oppure passare finalmente all'apertura di ale, sempre nel carcere di Caserta, che sono in fase di ristrutturazione. Allora, almeno ci venisse detto che non ci sono delle risposte, ma non rispondere neanche in questi termini, francamente, mi sembra il peggior modo di mantenere vivo la dialettica Parlamento-Governo, che invece in altri contesti abbiamo visto accadere, ma non nel capitolo giustizia. Grazie. Grazie senatore Perduca. In effetti, dal punto di vista politico, anche la non risposta è evidentemente parla da sola, diciamo così. Ma in ogni caso la Presidenza solleciterà di per certo le interrogazioni che lei ha segnalato, nonché le altre relative al pianeta carcere e detenzione in generale. Senatore Lannutti.